La cosa che più ci interessa per quanto riguarda la nostra scuola, la dimensione urbana, cioè il piano di Roma. E allora vediamo, primo tentativo di controllo dello spazio con un grande disegno di Lodovico Guaroni del 59. Guaroni in quegli anni faceva parte dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Nel 54 Guaroni e la sezione laziale dell'INU presentarono il primo schema del piano del 62, che non abbiamo a disposizione, ma che individuava soltanto gli elementi strutturali del piano. Era un'anticipazione dei piani strutturali che attualmente la legge vorrebbe inserire, la legge in discussione. Cioè non insegnava, per esempio, non individuava le residenze, ma individuava solo le strutture del piano, cioè i centri direzionali e la grande viabilità e i grandi cunei verdi che caratterizzano il piano di Roma. Questa è la giustificazione della foto, perché il piano di Roma del 1962, come a tutti è noto, fu assegnato a 5 professionisti romani, da sinistra a destra: Piero Maria Lugli, Mario Fiorentino, Michele Valori, Luigi Piccinato e Vincenzo Passarelli. Da questa foto si spiega perché nel nostro corridoio viene tagliato, nella foto che sta nel corridoio è stato tagliato Piero Lugli, perché è ancora vivente, l'unico vivente dei 5 del piano regolatore di Roma. Questi 5 architetti, come ho già detto, erano già famosi per le loro opere architettoniche. Fiorentino aveva costruito molto a Roma, lo stesso Passarelli, Valori, Piero Maria Lugli, ma Piccinato era il leader di questo gruppo, era l'unico che aveva scritto un libro importante sull'urbanistica, e quindi Piccinato impone, a mio avviso, la sua visione della strategia urbana, che era quella della tutela del centro storico e dello spostamento delle attività. Ecco, scusate, l'immagine non è bellissima, ma sia gli studenti che i colleghi conoscono a memoria questa immagine, che è il piano di Roma del 62. Questa immagine mette bene in evidenza il l'asse attrezzato che nell'intenzione